Proponevano sulle chat di Telegram Green Pass perfettamente funzionanti in vendita a 100 euro l'uno. La truffa è stata scoperta dal nucleo speciale Tutela, Privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di Finanza in un'indagine coordinata dalla Procura di Milano, che ha portato a una serie di perquisizioni e sequestri in Sicilia, Veneto, Liguria e Puglia. Sarebbero quattro, secondo quanto si apprende, gli indagati che avrebbero già ammesso le loro responsabilità. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati diversi documenti d'identità e tessere sanitarie di decisione Cine di clienti. Per sostenere l'autenticità dei certificati, gli indagati dicevano di poter contare sulla complicità di appartenenti al servizio sanitario e in ogni caso garantivano ai clienti la possibilità di riavere indietro il denaro se il pass non avesse funzionato. Il pagamento doveva avvenire rigorosamente in criptovalute. Le indagini e gli accertamenti tecnici sui telefoni e sui dispositivi degli indagati hanno consentito di rinvenire e sequestrare fotografie di documenti di identità e tessere sanitarie, referti di tamponi con esito negativo. O false recensioni dei clienti che in precedenza avevano acquistato i pass contraffatti e le criptovalute con i quali erano stati pagati i certificati.